Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Ancora un incantesimo da combattimento, stavolta un trucchetto nelle liste del mago e dello stregone. Parliamo di fiotto acido. Piccola nota storica, i trucchetti sono una meccanica derivata dalla quarta edizione, prima della quale esistevano le magie di livello 0 che erano limitate negli slot esattamente come tutte le altre, e molte di esse perdevano efficacia a livello numerico al salire dei livelli, col risultato che diventava molto presto difficile trovare qualcosa di utile da caricare a livello 0, esercizio che richiedeva tempo e non era particolarmente divertente. Il giocatore alle prime armi, in terza edizione o 3.5, subiva come una specie di battesimo del fuoco l'umiliazione e la delusione di scoprire a sessione che la maggior parte del sudato e complicato lavoro che aveva fatto a casa sulla sua scheda non serviva a niente. Ve lo dico per esperienza personale. Ma tornando a noi, fiotto acido fra i trucchetti non è particolarmente popolare, ma ha delle caratteristiche che spesso sfuggono al lettore disattento e che lo rendono unico nel suo genere. Iniziamo col dire che è un incantesimo che non può essere lanciato con discrezione. Anche se uno stregone escludesse con la metamagia le componenti verbali e somatiche, la descrizione esplicita chiaramente lanci una bolla d'acido, che implica una manifestazione visiva nella forma almeno di una bolla d'acido che parte dall'incantatore e si muove verso i bersagli. I bersagli in questo caso devono essere creature e possono essere una o due entro 1,5 metri l'una dall'altra. Il raggio di questa magia è di 18 metri, che non è esattamente sicurissimo per un incantatore che voglia tenersi completamente fuori dai guai, ma un abile posizionamento può compensare questo limite. I danni di questa magia sono piuttosto limitati, ma in linea con i numeri di un trucchetto, e buoni in particolare se può colpire due bersagli. L'assegnazione dei danni è condizionata da un tiro salvezza sulla destrezza, la cui CD è, ricordiamo, influenzata dalle coperture. Tuttavia l'incantesimo non richiede che i bersagli siano visibili e possono essere quindi in ogni caso presi di mira, a meno che non siano dietro una copertura totale. Tirando le righe, questo trucchetto è l'unico, anche considerati altri usciti nei vari manuali pubblicati, che permette di colpire più di una creatura a distanza. E questo è il suo unico punto di forza. Personalmente non amo le magie che hanno un utilizzo solo in combattimento, ma considererei di aggiungerlo ai miei trucchetti per uno stregone, che ha un numero corposo di trucchetti e può quindi permettersi di averne uno o due così. Magari discendente di un drago nero o di rame, perché può aggiungere il suo carisma ai danni del trucchetto dal livello 6 in poi. Nell'ottica dell'homebrew, la sua unicità lo rende un punto di riferimento ideale per chi voglia creare nuovi trucchetti o armi personalizzate con una meccanica simile. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.